È la zona ZTL più grande in Europa, ma è un vanto o è una vergogna? Ma la domanda è stata fatta per la transizione ecologica o è stata fatta per far cassa? Secondo me quasi quasi è la seconda. Che dite voi? Milano è in grave difficoltà. Vi racconto le mie percezioni, le mie sensazioni su cosa sta succedendo grazie all'area B. Subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Allora, in tantissimi di voi mi avete chiesto di occuparmi di cosa sta succedendo a Milano dal 1° ottobre 2022, di questa area B. Però per poterla commentare devo un attimo fare un po' di chiarezza e spiegare bene che cos'è l'area B per chi non necessariamente è di Milano, che altrimenti non capirebbe molte considerazioni che farò successivamente. Quindi iniziamo a raccontare a monte di tutto che cos'è l'area B, perché è stata creata, che effetti ha, e poi facciamo un po' di considerazioni in merito perché ci sono tante cose da dire. Mi aiuterò oggi con un foglio che mi sono fatto, perché questo all'inizio sarà un video con un po' di numeri ed è difficile tenerli a mente tutti, quindi non me ne vogliate se ogni tanto abbasserò lo sguardo per riprendere qualche numerino che mi serve. Allora, di base bisogna capire quanto inquinano le auto nel totale dell'inquinamento generato dall'essere umano. Allora, mi baso per i numeri che dirò su quanto ha dichiarato l'Agenzia Europea dell'Ambiente, cioè l'ente preposto a stimare tutti questi tipi di inquinamento. E loro hanno calcolato le percentuali di CO2 emesse dai trasporti, trasporti tutti, quindi trasporti su ruota, su terra, su aria, via mare. E loro hanno calcolato che i trasporti incidono nel 30% della produzione totale di CO2. Quant'è la percentuale prodotta dall'inquinamento stradale? È il 72%, 72% del 30%, quindi indicativamente è circa un 21%. 21% prodotto soltanto dai trasporti stradali. Di questi trasporti stradali, quanto incidono le autovetture? Incidono in circa il 60%, quindi il 60% del 21%. Quant'è questa produzione di CO2 delle auto? È circa il 12-13% del totale dell'inquinamento di CO2, sempre dati esposti dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ok? Quindi adesso andremo a parlare di quell'inquinamento che subisce la città di Milano per un circa 12-13%. In realtà è anche meno, perché questa restrizione di zona traffico limitato dell'area B riguarda soltanto alcune categorie, quindi per i diesel fino all'Euro 5, per i benzina fino all'Euro 2. Quindi tecnicamente questa limitazione non è neanche stata fatta per tutto il 12-13%, perché alcuni possono circolare, ma è stata fatta solo per quelli che sono stati stimati come più inquinanti. Quanto sarà questa percentuale di auto sul totale di quelle che entrano a Milano? Questo è un dato che non sono riuscito a trovare, però io stimerei un 50-70%, sempre del 13%. Allora mi sono detto, tagliamo la testa al toro, facciamo finta che sia un 10%. E già questo è un dato che te la dice lunga, perché io penso che ognuno di noi avesse pensato, anche grazie a queste campagne mediatiche che fanno, che l'inquinamento da auto fosse stato qualcosa di molto più rilevante. E invece purtroppo, ragazzi, questi sono i dati, che se non sarà il 10, sarà il 13%, piuttosto consideriamo tutto, siamo sempre in percentuali minori, perché la fonte primaria dell'inquinamento sono i riscaldamenti, le aziende e chi più ne ha che più ne metta. Le auto, tutto sommato,
Sì, qualcosa, ma una percentuale minore. Ma nonostante questa percentuale minore, quante restrizioni vessatorie sono state fatte? Parliamo un secondo di Milano città. Milano città ha una superficie di 180 km quadrati, nel 2012 è stata creata l'area C, quindi una ZTL dedicata al centro stretto di Milano, che abbracciava soltanto una superficie di 8 km quadrati, mentre nel 2019 è stata creata l'area B. Quest'area B copre una superficie di ben 130 km quadrati, arrivando così a sviluppare una percentuale di più del 72% dell'intera superficie cittadina. Quindi è una ZTL veramente molto importante come dimensioni, tant'è che è la più grande in Europa. Siamo leader per la ZTL, chissà come mai, ma adesso ne parleremo. Per ben delimitare quest'area B sono state disposte una rete di telecamere, ben 187, che controllassero e sorvegliassero le auto che entrano e le auto che escono. Ora, Milano città ha ben 26 parcheggi di interscambio. Cos'è un parcheggio di interscambio? Sono quei parcheggi dove confluiscono le macchine che vengono dalla provincia, che confluiscono di solito intorno alla corona abbastanza periferica della città, perché poi da lì si muovono con i mezzi per raggiungere i vari punti di lavoro, l'ufficio, quant'altro. Però cosa succede? Che di questi 26 punti di interscambio, purtroppo l'area B ne ha inclusi dentro 14. Quindi la gente che deve lasciare la macchina per andare a lavorare, già quando va in quel punto di interscambio lì, cavolo, è già all'interno dell'area B. E quindi se ha una macchina Euro 4 o Euro 5, già tecnicamente non può entrare lì. E allora cosa succede? Sta succedendo che si lasciano le macchine ancora più fuori, magari nella prima cerchia periferica di paesi che ruotano intorno a Milano. E lì che cosa sta succedendo? Che tutti i sindaci dell'intorno dell'Interland di Milano si stanno incazzando, perché a loro gli sta aumentando l'inquinamento del doppio, perché stanno convergendo tutte quelle auto che prima potevano entrare tranquillamente in città. E quindi problemino. Adesso stanno parlando anche loro di mettere delle loro aree bio a traffico limitato, per cui se andiamo avanti così, tra un po' uno che deve partire da Bergamo per andare a lavorare a Milano lascia la macchina direttamente lì e poi va con altre formule. Classi di esclusione dell'area B. Allora, come dicevo prima, dal 1 di ottobre 2022 sono state escluse dall'ingresso le diesel Euro 4, le diesel Euro 5 e le benzina Euro 2. Mi soffermo un secondo sulle Euro 4 e le Euro 5, perché sono macchine che comunque tecnicamente non sono ancora così vecchie per essere rottamate. Cioè, quando si faceva la rottamazione, tu davi dentro una macchina di cui te ne volevi sbarazzare perché era un bidone. Euro 4 e Euro 5 sono ancora auto del 2010, 2012, 2009, quindi sì, hanno i loro 10-12 anni, ma possono essere ancora perfettamente utilizzabili, così come anche molti di voi che mi hanno scritto in alcuni post che io ho fatto sulla community del canale, mi hanno detto: cavolo, io ho preso da un paio d'anni un Euro 5, la macchina a meno di 100.000 km va benissimo, adesso la devo buttare perché io non riesco a entrare a Milano. Quindi che cosa succede? Sta succedendo che molta gente è obbligata a dover sostituire l'auto. E qui non stiamo parlando di bruscolini o di cambiamenti di qualche 100 euro. Ad oggi è coinvolto l'Euro 5, tra qualche anno sarà coinvolto anche l'Euro 6 diesel. Quindi di base, per chi sta nella regione Lombardia e deve andare a Milano, il diesel ormai viene escluso nelle scelte di acquisto drasticamente. Ci si rivolge a degli Euro 5, Euro 4 benzina, che però è un esborso importante, perché la propria auto Euro 4, Euro 5 diesel ormai non vale più nulla, stanno crollando le quotazioni perché non le vuole più nessuno. Adesso voi pensate a chi faticosamente
ha avuto l'approvazione di un finanziamento per poter per potersi comprare un euro 4 o un euro 5 e ha magari ancora delle rate in corso, che si trova costretto a dover cambiare un'altra volta la macchina per una delibera comunale. E questa è la genialata messa in piedi dal buon Salotto, sindaco di Milano, che tra l'altro è stato rieletto anche per la seconda volta, e qui aprirei anche qualche altra parentesi, ma non vorrei sembrare polemico, che niente, lui dice sono scelte pianificate irrevocabili e quindi, come ho detto in campagna elettorale che avrei fatto, così sto facendo. Ok, quest'area B genera tutta una serie di problematiche. Vediamole insieme. Problematiche è che proprio esclude qualunque tipologia lavorativa dall'accesso alla città. Quindi voi immaginatevi dottori, medici, infermieri che devono andare negli ambulatori, negli ospedali e quindi fare un lavoro di tutela e di difesa della comunità, come anche le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, che con la loro auto privata devono recarsi in caserma per poi svolgere una funzione di difesa pubblica, anche loro o saranno costretti a cambiare la macchina per andare sul posto di lavoro, o cosa sta succedendo? Visto che l'area B è dalle 7:30 di mattina alle 19:30 di sera, entrano tutti prima delle 7:30, perché sennò poi non possono più entrare, ed escono tutti dopo le 19:30. Quindi anche chi deve fare il turno, magari del 13 o delle 14, entra alle 7, oppure sta lì, parcheggia e poi si fa un giro e esce dopo la cessazione dell'orario dell'area B. Quindi follia assurda che vincola veramente tanto le persone negli orari di entrata e di uscita. E io parlo almeno a tutela di queste due categorie, infermieri medici, forze dell'ordine, che almeno hanno un ruolo di tutela e di aiuto della comunità. Sinceramente, includere anche loro non lo trovo giustissimo, ma poi voi sotto nei commenti mi scriverete che cosa ne pensate anche voi. Altri problemi interessanti. Ovviamente, siccome l'accesso a quest'area B è abbastanza macchinoso nelle normative, quindi Euro 5 no, Euro 6 sì, dalle alle, vicino a ogni telecamera c'è il suo bel cartello che regolamenta gli accessi. Ovvio che questi cartelli, per tutto quello che c'è scritto, è scritto tutto in piccolino, posti a delle altezze stratosferiche non sarebbero leggibili, e quindi giustamente che cosa fa il Comune di Milano? Li mette ad altezza delle persone. Così, invece che rispettare i 2,20 m minimi di altezza, poveri, cioè un sacco di gente sta prendendo delle gran testate perché vengono posti a un'altezza inferiore a 1,80 m, per cui il fine è anche giusto, no? Di permettere che vengano letti, però probabilmente sono anche un po' pericolosi, perché poi qualche punticino di sutura su qualche testa di qualche cittadino è già stata data. Sono veramente pericolosi, andrebbero gestiti un po' meglio. Ovviamente la città è insorta, in primis i residenti, ma comunque anche tutto il pendolarismo che è correlato alla vita della città di Milano. Ma tranquilli che Salotto ha trovato subito una soluzione. Ragazzi, ma vi pare che non trovo una formula che possa far contenti tutti? Certo, vi installo in macchina il Move-In. E il Move-In che cos'è? E il Move-In è un accrocchio GPS che tu ti monti alla macchina. Prima di usarlo controlla bene che sia attivo e di aver attivato anche il servizio dalle varie app, perché sennò sei in multa lo stesso. Anche se ce l'hai installato, deve essere attivo e funzionante, mi raccomando. Questo cosa ti permette di fare? Ma niente, pagando una quota annua, il primo anno costa 50 euro perché c'è una 30 di installazione e poi 20 l'abbonamento, in base alla tua classe di inquinamento di auto ti permette tot soglie di chilometri da poter fare liberamente in città. Facciamo l'esempio dell'Euro 5 diesel. L'Euro 5 diesel può fare fino a 2000 chilometri l'anno grazie alla tracciatura di questo GPS. Il comune sa sempre quanti chilometri stai facendo. Solo che c'è un piccolo problemino. Il Move-In
non è a conoscenza degli orari dell'area B, quindi lui i chilometri che tu fai te li traccia sempre, sia anche prima delle 7:30 che dopo le 19:30 e anche nel sabato e la domenica. Quindi tu questi 2000 chilometri, scusate ragazzi, ma io la vedo comica come cosa, te li bruci in pochissimo tempo perché lui te li conta sempre. Eh beh sì, non è che possiamo anche aspettarci che il Movin sappia gli orari dell'area B, di quando entri, di quando esci. Non è che gli possono mettere un orologino, un conteggio, no, niente, lui traccia tutto. E quindi un sacco di gente dopo poche settimane ha già finito la sua soglia annua di 2000 km e anche il Movin non serve a un cazzo. Quindi, come vedete, hanno fatto tutta una gran supercazzola. Hanno fatto una gran supercazzola per prevenire quanto? Il 10% dell'inquinamento? Ma la domanda è stata fatta per la transizione ecologica o è stata fatta per far cassa? Secondo me quasi quasi è la seconda. Che dite voi? E poi, per non farsi mancare nulla, ha ritoccato due cosine anche sull'area C di Milano, quella più piccola, quella più centrale, perché ad esempio ha vietato l'accesso alle auto ibride che producono più di 100 grammi di CO2. Auto ibride, auto recenti, auto che sono state prese magari apposta quando già si sapeva che con l'area B non potevano entrare più certe categorie di benzina o di diesel. Quindi immaginatevi gente che ha comprato delle macchine che hanno 2-3 anni, che già, se devono entrare nell'area C, devono pagare anche loro 5 orini al giorno. Eh sì? E allora sono andato a vedere, per togliermi la curiosità, ma questa soglia di 100 grammi di CO2, ma quante auto ibride saranno escluse? Oppure, ovvero, dovranno pagare questi 5 euro per entrare a Milano? Praticamente tutte, perché ad esempio, per darvi un'idea, anche una Toyota Yaris ibrida produce 124 grammi di CO2, quindi lei non può entrare. Un piccolo crossover ibrido, una Ford Puma, anche lei 124 grammi di CO2, e quindi anche lei deve pagare 5 orini. Insomma, ogni cosina è stata studiata perché poi qualche soldino in più arriva, eh? La domanda vera è: dove andremo a finire andando avanti così? Perché così facendo, chi è che comprerà mai un Euro 6 diesel? Quindi, mercato del diesel, almeno nell'Interland di Milano, finito. Come dicevo prima, chi ha delle macchine da diesel e si è fatto delle rate, ma non lo vogliamo aiutare almeno a estinguere queste rate, che si vende sta macchina e ne prende un'altra? Qualche incentivo da mettere quando si fanno delle cose così strutturali su così vasta scala? Bisogna venire incontro alla gente. Tra l'altro, non mi sembrava neanche il miglior periodo storico, ottobre del 22, per andare a rendere attiva un'area B in questi termini. Già venivamo da 2 anni di pandemia, di gente che non ha lavorato, di partite IVA che hanno chiuso, di difficili anche dal punto di vista economico, oltre che di salute. E subito dopo è partita la guerra in Ucraina con la Russia, quindi caro bollette, prezzi alle stelle, inflazione, siamo all'11%, ma caro salotto, ti sembrava il periodo migliore per introdurla sta area B adesso? Io capisco qualunque cosa a favore delle scelte ecologiche, ma la scelta ecologica giusta è quella che è socialmente sostenibile dalla comunità. E questa, secondo me, io vi do la mia idea, poi voi scrivetemi la vostra, attualmente con queste condizioni socio-economiche non è sostenibile, non è il momento giusto. Andava quantomeno rimandata, direi, di 2 o 3 anni, salvo studiarla diversamente. Ammesso che si voglia proprio non far inquinare questo 10%. Ripeto, ho il vago sentore che si volesse fare solo cassa, ma magari mi sbaglio. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto. Ciao ragazzi, per oggi è tutto, ma tornerò a occuparmi di Milano, perché ci sono tante cose da dire. Ma vuoi che non vi parlo un po' delle piste ciclabili o di come gli ausiliari della sosta stanno dando le multe adesso? È interessantissimo.
Ci vediamo al prossimo video. Per oggi concludo qua. Ciao a tutti, ragazzi!